E siamo allo Sport Calcio, parliamo di Serie C, domani la gara di recupero tra Pescara e Milan Futuro, inizio ore 20:45, tutti a disposizione di mister Baldini, tranne il lungo degente Lonardi. Torneranno nell'undici base, nell'undici titolare Pierozzi, D'Agasso e Merola, a sinistra sicuramente Moruzzi sarà preferito a naturalmente a Crealese, mentre in attacco, attenzione, spazio a Tonin, ma diamo uno sguardo al probabile 11, ci sarà anche la schermata del Milan Futuro, di cui sappiamo poco perché la squadra del Milan Futuro partirà domani mattina in aereo. Allora, il probabile 11 che sarà schierato domani da Silvio Baldini, ore 20:45, Plizzari, ex, tra i pali Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi, a comporre il reparto arretrato al centrocampo Valzania, Squizzato e D'Agasso, davanti Tonin, preferito a Vergani, supportato da Merola e Cangiano. Dunque tornano nell'undici base, ripetiamo, Pierozzi, D'Agasso e Merola, che era stato utilizzato part time ad Arezzo tre giorni fa perché debilitato dalla febbre accusata poco prima dell'inizio della partita. Anche Tonin è cresciuto nelle giovanili rossonere. Per quanto riguarda il Milan, dicevamo, non sono stati ancora diramati i convocati, probabilmente non ci sarà la lista dei convocati, sappiamo soltanto che il gioiello Camarda è in dubbio, la squadra partirà domani mattina come già ricordato in aereo alla volta di Pescara. Camarda che ieri è stato decisivo con l'Italia Under 19 nel confronto con la Grecia, tra l'altro Italia al primo posto con un gol realizzato da Camarda su calcio di rigore, un cucchiaio alla Totti. Camarda, classe 2008, ha già esordito in Serie A lo scorso anno a 15 anni, è il giocatore più giovane ad aver esordito nella storia del massimo campionato. Tra l'altro quest'anno due presenze con l'allenatore Fonseca, una titolare nell'ultima trasferta di Cagliari, anche esordito in Champions League contro il Bruges, aveva segnato un gol che però gli è stato annullato di fatto dal VAR. Camarda, domani sapremo se partirà con i compagni di squadra del Milan Futuro o resterà aggregato alla prima squadra. Questo è il probabile 11. Torriani tra i pali, in difesa Magni, Minotti che rientra dopo 5 turni di stop causa squalifica, Bartesaghi e Ballo Touré. A centrocampo Malaspina e il play, le mezzali sono Sandri e Zeroli, davanti il paraguayano, il nazionale paraguayano per meglio dire, Cuenca, classe 2005, grande qualità, Mancino giocatore di struttura, insieme con Traoré dall'altra parte. Il riferimento centrale sarà Samuele Longo, che è il giocatore più esperto della giovanissima squadra rossonera, classe 1992. L'allenatore è Daniele Bonera. Bonera, che non ha bisogno di presentazioni, come calciatore è stato un importante giocatore del Milan, ex anche Brescia Parma e Villarreal. Tra gli indisponibili, attenzione perché mancherà Jimenez, lo spagnolo Jimenez, classe 2005, che il Milan ha prelevato dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Tra l'altro su Jimenez, che ha già segnato 3 gol con il Milan Futuro, ci sono le avance, sono registrate le avance del Valencia, Liga Spagnola, che lo vorrebbe in prestito a gennaio. L'altro infortunato dovrebbe essere, usiamo il condizionale quanto mai di rigore perché non ci sarà la lista dei convocati, il portiere francese Rever, che è stato preso invece dal Paris Saint Germain. Inizio ore 20:45, l'arbitro è Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.